Ciao a tutti, io sono Draivano e vi do il benvenuto in questo episodio introduttivo della storia di Magic. Nel caso non lo sapeste già, lo capirete molto presto, la storia di Magic è immensa. Come in molti altri universi narrativi, infatti, la storia non copre solo un grande arco di tempo, ma possiede un numero assurdo di ramificazioni. Da dove cominciare allora a raccontare questa storia? Anzi, queste storie. Beh, essendo così varie e intricate, queste storie potrebbero essere raccontate partendo da punti diversi. Quindi la risposta che sto per darvi è da dove ho scelto io di cominciare a raccontarle. Naturalmente, la prima cosa di cui parlerò è il mondo in cui sono ambientate queste storie, il multiverso. Scopriremo quindi cos'è e come funziona, e introdurremo pian piano i vari luoghi, personaggi ed eventi della storia recente del gioco, per poi immergerci in questa sorta di abisso narrativo che è il multiverso. Ho deciso quindi di cominciare raccontando la parte più giovane, fra virgolette, della storia del gioco, proprio per dare la possibilità a tutti, e non solo a chi gioca da 20 anni, di cogliere dei riferimenti, magari perché avete giocato delle carte o perché le avete conosciute in qualche altro modo. Un piccolo appunto, ricordate sempre che i video di questa serie sono dei riassunti, quindi a volte sarà necessario fare più video sullo stesso argomento per dividerlo in più parti, o a volte non potrò approfondire al 100% qualcosa, anche perché se facessi così i miei video durerebbero un'ora e nessuno li guarderebbe. Le informazioni che utilizzo per documentarmi sulle storie e per portarvi contenuti provengono sempre da fonti ufficiali, a meno che io non specifichi diversamente, e potrete trovarle sempre nella descrizione dei video. Come già faccio nella mia altra serie, Impara a giocare a Magic, non sarete costretti a guardare la mia brutta faccia perché inserirò immagini e video per aiutarvi a capire ciò di cui stiamo parlando e per creare un po' di atmosfera. A proposito di imparare a giocare, se siete dei nuovi giocatori o non sapete giocare ma volete imparare, potete trovare il link alla mia guida sotto nella descrizione oppure qui sullo schermo. Se avete apprezzato questo video, ricordate di mettere un bel mi piace. E se volete seguire le mie attività, potete iscrivervi al canale, mettere mi piace sulla mia pagina Facebook e seguirmi su Twitch, dove faccio anche delle live. Mi chiamo dappertutto Draivano, quindi non potete sbagliare, anche perché trovate sempre i link in descrizione. Se avete qualche commento, critica o qualsiasi domanda, potete scrivere nei commenti o scrivermi sulla pagina. Bene, io ho finalmente detto tutto quello che volevo dirvi, quindi adesso vi lascio guardare in pace gli episodi di questa serie. Grazie a tutti e buona visione. Ciao!